parte piano player model, parte piano Photomac B. Alla chiusura delle ali in lotta Pedro e Pintadasoli, due arrivano apparigliati alla prima curva. C'è lotta tra i due per il comando della gara. 200 iniziali volati in 13,5. Si accoda in seconda posizione Pintadasolo davanti a Pussingio Hughes. Anzi, in terza posizione Passaporto Blitz. In quarta Perfect Card LF. Pussingio Hughes al largo. 29,8 il quarto iniziale, si fa vedere Player Model che si trascina Pietro di Jesolo. Chiude il gruppo Photomac B. Adesso Player Model va a stazionare alle spalle di Pussingio Hughes. 46,5 i 600, sta regolando Pedro E. Si è adeguato Trinchillo con Player Model, che il leader è libero di comandare a piacimento. Al completamento del primo giro percorso comunque in 1-2. Adesso muove in terza ruota Player Model. Scavalca l'allievo di Borrino. Si trascina Pietro di Jesolo, chilometro in 17,4, si formano delle pariglie. Pedro è alle prese con Player Model, poi Pietro di Jesolo che affianca Pintadasolo. Dalle retrovie si fa vedere Photomac B. 800 alla conclusione, Player Model va lungo, attacca a fondo Pedro E, i due lottano. Poi Pinta e Pietro, poi Photomac B. Problemi per Pietro di Jesolo che poi rompe. 600 alla conclusione, è passato Player Model. Muove a largo Pintadasolo, ma è sollecitata di dentro, trova varchi utili Photomac B, ancora in quota Pedro E, miglio in 2-3, Photomac di dentro si ritrova in terza posizione. Pedro E sta tornando su Player Model, che però deve fare la curva. Player Model ancora saldo leader all'ingresso in retta. Photomac B in terza posizione, battute conclusive, Player Model di dentro Pedro E, Player Model e Giuseppe Trinchillo concludono su Photomac B e Pedro E per un arrivo probabile ed ufficioso 8-10-5 e una media probabile di 1-16-6 sul doppio chilometro. Per il vincitore Player Model, i colori della scuderia cirigliana, Giuseppe Trinchillo al training ed alla guida, 4,44 euro la quota del vincente, doppio da trainer in giornata, dopo Rose Model in apertura e doppio per la scuderia cirigliana.